Salve di nuovo in diretta per questa terza giornata del Green TG, in diretta con da Ecomondo. Ricordiamo, siamo ospiti all'interno dello stand, dello spazio del gruppo Mauro Saviola, da cui stiamo raccontando con numerosi ospiti giornalieri l'andamento e le tendenze della kermesse. In questo momento è venuto a trovarci anche Ivano Vaccondio, che è presidente di Federalimentare. Grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. E con lui parliamo subito del progetto Farm to Form, che è un progetto di sostenibilità. Ci diceva fuori microfono, però insomma, che sarebbe importante unirlo insieme ad altre sostenibilità come quella economica, insomma, giusto per entrare un po' in polemica. Sì, la Commissione, quando ha partorito questo progetto, che non può che essere condivisibile dal punto di vista strategico, che non è d'accordo della sostenibilità ambientale, del problema che stiamo avendo, voglio dire, del clima, però già allora avevamo sottolineato alcune criticità che poi la guerra e gli ultimi eventi hanno addirittura appesantito. Uno dei più clamorosi è sicuramente il fatto che la società ambientale va coniugata con quella sociale ed economica. Sì. E poi non è stato quantificato qual era il costo di questa operazione, cioè produrre, perché fondamentalmente si trattava di ridurre l'inquinamento soprattutto nel campo agricolo e alimentare, riducendo di fatto le produzioni. Questo era anche accettabile nella misura che fosse accompagnato con degli aiuti, perché lei capirà, se noi ci possiamo permettere di produrre meno, c'è un problema di reddito, quindi economico, e poi c'era un problema anche sociale dovuto all'evento anche della pandemia. Abbiamo visto nella pandemia le file davanti ai supermercati, e quindi il discorso del cibo a buon mercato e certo è stato sconfessato, e quindi non esisterà più cibo a buon mercato, e soprattutto non è così scontato. Quindi credo che si dovrà fare presto una rivisitazione. Se posso anche aggiungere, una delle cose che noi abbiamo immodestamente contestato su questa questione sono i tempi. Tutti siamo d'accordo di arrivare a migliorare, voglio dire, quello che è il nostro mondo, il clima, però 2030 è domani. Certo. E io posso dirle che in maniera riservata le istituzioni vi danno ragione, però in pubblico continuano a dire che nel 2030 dobbiamo battere la CO2 del 50%, sì, esatto. Che francamente un uomo di buon senso fa fatica a crederci, perché il 2030 è domani. Domani, sì. Siamo arrivati, insomma. E quali sono poi i nodi che sta affrontando in questo momento Federalimentare, diciamo, dal punto di vista del mercato? Ma noi sul mercato, i consumi interni non vanno bene, stiamo perdendo 4-5 punti in termini quantitativi, e poi soprattutto stiamo perdendo in termini di valore aggiunto, perché gli hard discount stanno sempre più prendendo piede, quindi c'è meno valore aggiunto e quindi c'è meno ricchezza per tutta la filiera. Però insomma, questo a noi preoccupa, però era già oramai 10-15 anni che perdevamo un punto all'anno dei consumi, perché la popolazione invecchia e perché il calo demografico è importante. Abbiamo una grande fortuna che sono i nostri prodotti all'estero e made in Italy, ma stiamo subendo un attacco veramente duro, molto duro, per quel che riguarda l'etichettatura nutrizionale. La Commissione doveva decidere entro dicembre se adottare l'etichettatura semaforo, questi famosi bollini rossi, verdi, blu, che per il nostro export sarebbe stato terribile. Sì. E siamo riusciti a intanto farla rinviare, e quindi la partita è ancora 0-0. Sì. Devo dire, per correttezza, per onestà intellettuale, devo dare atto al governo tutto, al Parlamento tutto e a tutti i parlamentari italiani a Bruxelles, che c'è stata una forte compattezza, anche l'opposizione, la maggioranza, nel precedente governo. Io ho sempre trovato interlocutori che l'hanno capito bene, che stanno difendendo il nostro prodotto. Purtroppo, per porre il veto, abbiamo bisogno di trovare alleanze che comunque stanno arrivando. Io sono ottimista. Credo... Da dove stanno arrivando queste alleanze? Stanno arrivando dai paesi dell'est, in parte anche dalla Germania, ma soprattutto le organizzazioni professionali, anche della Francia e della Germania, i cui governi hanno votato a favore dei bollini, ma si trovano oggi in difficoltà interne, perché i produttori di formaggio e i produttori dell'olio d'oliva della Spagna non è che sono molto d'accordo di avere un bollino rosso sull'olio d'oliva, certo. E quindi non è una cosa semplice, perché funziona, lo dico per i telespettatori, come un po' sulle sigarette: se troveranno sul pacchetto nuoce alla salute, in che francamente dei singoli prodotti che nuocciono alla salute non esistono. Esistono delle diete che procurano danni alla salute, ma non certamente il singolo prodotto. Degli abusi.
Senta, ci parlava prima fuori microfono anche dell'importanza dell'etichettatura fronte pacco, insomma. E questa è l'etichettatura fronte pacco, esatto. L'etichettatura semaforo. L'etichettatura semaforo. Noi abbiamo fatto una nostra proposta diversa, Nutri-Inform, che invece ha una logica molto diversa, una logica che tende a informare il consumatore e non a spaventare il consumatore. Il dibattito è molto acceso. Io 4 anni fa all'ambasciata italiana a Berlino mi è stato detto: qualcuno dice lasci stare, la partita è già persa perché il governo francese e tedesco, l'asse, hanno già votato a favore. Non ha lasciato perdere. Non l'ha lasciato perdere. Ad oggi devo dire che la partita, la palla è al centro, non è né nessuna metà campo, no. E quindi è tutto da giocare. È tutto da giocare, perfetto. Quali sono le conseguenze dal punto di vista alimentare? Lo chiediamo a lei appunto proprio perché posizione diciamo privilegiata da questo punto di vista, le conseguenze della guerra che si è sviluppata in Ucraina, insomma, sulla popolazione. Guardi, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma il vaso era già pieno. Sì. Già a settembre 2021, agosto, 31 agosto 2021, settembre 2021, Federalimentare aveva già lanciato un allarme che sulle materie prime, a dire la verità, ma non pensavamo mai di queste dimensioni, perché lei pensi solo quello che è successo in campo energetico. Io faccio anche, svolgo anche un ruolo di amministratore delegato e presidente di una società che trasforma i cereali. Noi abbiamo avuto degli aumenti del 100% nel prezzo dei cereali e si è quintuplicato il prezzo dell'energia elettrica. Allora era impensabile, ma che sarebbe arrivato uno tsunami di questo tipo l'avevamo previsto, non di queste dimensioni, l'avevamo previsto, e l'inflazione non sarebbe stata una bolla come dicevano qualcuno, ma sarebbe stata non una bolla, difatti poi si è assolutamente rinnovato. Quindi questo noi lo rivendichiamo, questa nostra presa di posizione. Qualche volta l'anticipo, diciamo, anche se ma sa perché. Quali segnali erano che avevano portato a dedurre? Le materie prime, cominciamo a avere scarsità di offerta sulle materie prime, gli Fant e il grande risparmio aveva cominciato a scommettere sull'aumento delle materie prime, e questa è una droga del mercato, perché comprano carta e quindi questo alimenta. Dovuto fondamentalmente al fatto che soprattutto la banca americana, anche la banca centrale, anche la banca centrale europea hanno stampato una quantità di denaro che io non riesco neanche a dire il numero, non lo riesco a dire perché è spaventoso. E questo denaro non è andato tutto al consumo e agli investimenti, molto è andato al risparmio, gestito da pochi, perché chi gestisce il risparmio veramente sono in pochi, e questi hanno avuto buon gioco a scommettere sulle materie prime, compravano a termine i future e quindi alimentavano il mercato si è drogato di finanza, ma l'avevamo capito, l'avevamo visto. Sa cosa c'è, se posso concludere? Certo, che le istituzioni, che hanno tutto il diritto di decidere loro, perché sono eletti e quindi hanno ricevuto questo mandato, però dovrebbero sentire più di più quelli che combattono tutti i giorni in mezzo alla strada, come succede a noi. Noi l'avevamo previsto non perché siamo più bravi, l'avevamo previsto perché tutti i giorni combattiamo per sopravvivere. E si vedevano i segnali. E quindi credo avessimo potuto dare un contributo critico un po' anche sulla Farm to Fork. Grazie al presidente di Federalimentare, Ivano Vaccondio, per essere stato con noi. Adesso noi ci diamo appuntamento a breve con un nuovo ospite.